La mia prima passione è stata la fisica e quindi ho studiato fisica alla Scuola Normale di Pisa. E dopo la laurea mi sono spostato sulla matematica finanziaria, sempre alla normale, per 3 anni di dottorato. Poi ho lavorato in paesi in via di sviluppo per 5 anni in Africa, Est Europa, Sud America. Ho fatto una start-up in Italia e infine sono arrivato alla sanità. Quindi in realtà la mia prima esperienza in sanità è stata proprio come amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino. È molto difficile definire la salute e la maggior parte delle persone la definisce come mancanza di malattia. Non mi piace come definizione mancanza di malattia. Io penso che la salute sia un esercizio quotidiano che tutti noi facciamo, facendo alcune cose, per cercare di stare bene dal punto di vista psico-fisico. Quindi, concretamente, significa mangiare bene. Significa stare con persone con cui ci sentiamo a nostro agio, fare un lavoro in cui pensiamo di creare valore per il mondo. Questo è essere in salute. Certamente all'interno della definizione c'è anche non avere una malattia, non avere delle patologie che ci fanno star male. Questa componente è diventata nella testa delle persone predominante quando invece le prime cose che ho detto sono quelle più importanti. Avere cura delle persone è una cosa semplice e difficile allo stesso tempo. Significa guardarli negli occhi, ascoltare quello che ci dicono, capire quali sono i loro bisogni e interpretarli. Alla fine penso che fare salute per le persone significhi fondamentalmente trovare un senso per la propria vita. Quindi la questione del senso è strettamente legata a star bene. Anche su questo tema penso che oggi si sia un po' perso il lume del cosa significa cercare un senso per la propria vita. Non è un tema filosofico e basta, è un tema molto concreto. Persone prive di senso non sanno dove andare. E fondamentalmente sono un moto browniano nel mondo senza che mai riescano a generare veramente qualcosa. Quindi, se dovessi aiutare qualcuno a stare in salute, la prima domanda che gli farei è perché fai quello che fai? Qual è il senso che dai alle cose che fai? Qual è il senso che dai alle persone che frequenti e al modo con il quale ti relazioni con loro? Ecco, questo è un tema che non tanti medici usano con le persone, ma che andrebbe usato sistematicamente.